Sono qui a Bologna, nella mia vecchia abitazione con tre care coinquiline. E sto andando a trovare. Sto facendo la sorpresina. Ciao! Sto facendo un vlog per tutta l'Italia. Ciao! Ciao! Come se fossi a casa mia! Ciao! Ho portato un piccolo aperitivo. Allora, per la mia quarta tappa a Bologna ho rincontrato amici del mio vecchio appartamento, le sambitalesi, possiamo dire così. Vabbè, quindi buon viaggio, perché andate a? Lisbona, per Matteo, Sofia. Per Mocca, tua sorella. E quindi salutate tutti in camera, fate. Non dite saluto Antonio, per favore. Saluto voi. Ciao raghi. La ragazza con il tubo era quella. Vabbè, ti metto una censura, figurati. Ah, con la faccia? Sì. Ok, allora sì, dai. A posto. Lei, questa qui, era la tizia di Couchsurfing che mi doveva ospitare ma ha risposto troppo tardi. Ciao. Hardcore. E niente, alla fine ci mangiamo qualche cosa. Mi voglio stare nascondendo. Il cambiamento del pigiama. Sempre con la faccia. Dov'è? Alice? Che cazzo sta? No, dietro la colonna si è messo. Cioè, tu te ne vai a Bologna e poi praticamente continui ad incontrare pugliesi ovunque. La Puglia is everywhere. Esattamente. Matteo Nato. Faccia il finito. Buonasera, cambiato orario, si cambia anche ragazza. Ciao Isa. Ciao. Lei è diventata, da quando ci siamo conosciuti, la mia piccola cracker, l'ho sempre chiamata. Perché di cognome fai? Doria. Vabbè, comunque mi ha trascinato al cazzo di mercatino del Natale. Perché il Natale è? Bellissimo, stupendo. Zan 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 zan. Zan 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 zan. Zan 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 zan. Chi cazzo sei? Fatti riconoscere. Chi sono? Chi sono? Chi sono? Com'è questo tacchino? Tacchino cotto a bassa temperatura, affumicato con l'olio di faccio. Poi giocasse, poi giù. Le pubblicità ingannevoli proprio. Ma comunque sembri la mia ragazza che ti ho portato a mangiare praticamente. È stato una hamburger. Che cos'è che c'è? Una hamburger. Cosa farai domani? Ragazzi, abbiamo i cavalli qua, ragazzi. Il DJ che è una bomba e stiamo all'ippodromo proprio. Vedremo al prossimo cambio come va. Ah, non si vede proprio, veramente. Sono io, ragazzi, sono io. E niente, Naso ormai ha fatto colpo sulle rosse con i suoi... No, fai il rosse con il fischio. Cos'è? Rush. E quindi abbiamo deciso di tornare a Cascia. Solo che ci voleva davvero una situazione. Stiamo insieme dalle 7. Che palle. La situazione sta degenerando. Vi suona il sassofono. Suona il sassofono. Per il mio vlog vorrei fare tanti auguri. Qua devi guardare. Ma queste sono le occhiaie o è... No, è l'emozione della laurea. È il mascara. Tanti auguri, potresti dire di nuovo. No, è il logo del Cempo. Ecco. Ciao Matteo. È comunque un video per il mio vlog. Classico, che rimangono sempre per me. Vlog è tipo... Il vlog è quello che si scrive, il vlog è quello con i video. Parlo del mio viaggetto. È praticamente... Niente. Ciao. Ciao. Si sta bene. Chi siete? Cosa fate? Non importa. Bugia, non mi interessa. Ciao. Mi viene il massimo fotografare. Sta fatto il
2000 gradi Fahrenheit. Stai chiangendo, Adrià? Finirai su YouTube, manco lo sai, Federico. No, dai, no, mi ha tutto i capelli. E onestamente, direttamente da non mi ricordo quale paese, ci viene a trovare la nostra cara amica. Ciao per il mio vlog. Come è stato? Come è andato il viaggio? Stai sentendo freddo? Fotograficamente posso sempre dire che mi ha dato grandissime soddisfazioni. Però in video, Martì, ci sta da lavorare ancora, eh? Lavoriamo, lavoriamo. Possiamo trovare il link in descrizione della nostra cara Martina, del video che uscirà del suo showreel. Fai un due con le dita. Peace. Non so se si capisce leggermente dagli occhi, ma praticamente nell'attesa di andare a ballare, il signor Gaetano qui presente tra di noi, che sta entrando proprio di testa dentro il cellulare. Stiamo bevendo il terzo giro, di cui metà ce ne siamo fatti già in un altro posto. Apri gli occhi, Gaeta. Cosa scegli? Gaetano mi porta sulla brutta strada dopo aver già mangiato la merda e bevuto la merda. Ricordate, scegliete sempre la giusta via. Non vi perdete. Che occhi hai? A chi è che vuoi brindare? A chi è che vuoi brindare? A tutte le strisce. No, no, a quella che hai detto prima. Dai! Romeo quanto è felice, guardalo. Non si può. Quindi, Gattati, dove sei? Caldonero. È nato in Salerno. Che cos'è questa lei? Rigla, rigla una voce, una chiassa. Perché Gaetano non rispondi? Perché no. Però posso dire che i vecchietti a carbonara sono sempre simpatici. Più bevono e più sono simpatici. Qua più bevono e più danno di ciolo. Filato. Dove lo metti? Su un pompo, però. Un pompo? No. No, figurati, non te lo rubo. Dove tu dirai... No, no, prego. Dove tu dirai, praticamente, mi dai una Coca-Cola senza cannuccia? No, senza cannuccia? No, mi dai una Coca-Cola senza cannuccia? Mi dai una Coca-Cola senza la cannuccia? Che schifo la Toscana. Lei è la mia nuova amica. Vuoi dire qualcosa adesso alla fotocamera? Vediti, vedi. Dico che sono molto maleducata. Maleducata perché sto al nasone. E c'è lei che è più maleducata di tutte. Sì, maleducata. 1, 2, 3, maleducata. Maleducata. Quindi cos'è che è successo? Vieni di qua, dimmi cos'è che è successo. Allora, perché ve ne state andando tutte? Tanto qualcuno ritornerà a prendere il giubbotto comunque. Non ho sentito, cos'è che è successo? Ogni volta che prendiamo una piccola pausa, okay, ci becca subito. Tu sei andato a fumarti una bombetta fuori, immagino, no? Guarda qui praticamente sei tu. Quindi che cos'è che è successo? Sei andato a sgamo fuori. Ma che sgamo fuori? Siamo andati a fumare una sigaretta, io e la mia collega in due, possiamo andare solo una alla volta. Ah, ok. Vabbè, la prossima volta ci pensate due volte, dai. No. Tanti saluti dalla Puglia. Ciao. La voglio conoscere. Ciao. Qui abbiamo una grandissima persona.
che per 4 giorni oh vaffanculo ho aspettato questo momento dall'inizio della serata. Ma che è, oh! Tu non c'entri un cazzo. Bologna, vai via. Sta dicendo che io sono stronza. No, vabbè. Se pensi di esserlo direttamente. Non sono stronza, il bello è quello. Che cos'è successo allora? Parli un po' capi pure questo tu. Ciao, forse ci rivedremo. Forse ci rivedremo. Moto ancora se lo ricorda. Come no? Forse ci rivedremo a gennaio. Se Dio vuole. Addio. Saluta, faccia di merda. Addio. Addio. Il viaggio della permanenza a Bologna è terminata. Per adesso zainone in spalla che praticamente si sta aprendo. Queste sono le iastemme che mi ha buttato la mamma. Porta un altro zainetto. Un po' di testa mia, come al solito, sta andando a merda. E quindi sono in attesa del treno per arrivare a Torino. Pende, porta nuova. E ci vediamo lì. Scusate gli occhi, scusate tutto quanto. La verità non so nemmeno come abbia fatto a svegliarmi stamattina. Non ce la faccio più. A proposito, ciao!